Sembra di assistere ad una favola, ma è la realtà. In poco tempo tutto è crollato. L'impero, cioè dire l'impero, no, vabbè, è una parola un po' grossa, però questa costruzione, no? Della destra, Meloni, della Lega, Salvini, tutto crollato in un colpo. Gli italiani. Sembra che gli italiani si siano svegliati o risvegliati di colpo. Mi hanno detto: ma basta, poniamo termine a questa pagliacciata di una destra che non stava in piedi, no, tanto più che era in mano a Meloni, poveretta. E poi, no, pensate a Roma. E Torino in mano a due, non posso dire, Movimento 5 Stelle, fallimento totale, no, fallimento totale, poi due bambinette, insulse politicamente parlando, è chiaro, no? Come donne non le giudico dal punto di vista amministrativo, politico, diciamo politico, no? Insulse, incapaci lì. È come costruire una casa su due pali, no? Marci. Marci intendo dire perché non reggono, no? Immaginate quando le case degli antichi le costruivano sulle palafitte, immaginarsi, no? Loro erano anche saggi, sapevano mettere, no? Scegliere i pali, no? Il legno forte qui, Roma, tac, crollata, Torino, tac, crollata, altro, in altri posti. Che dire, niente, è la legge della storia, il marcio è marcio, la futilità, futilità, l'imbecillità, imbecillità, e la storia le spazza via, prima o poi, certo, no. Qualcosa dura nel tempo, perché il tempo ci gioca, il tempo è tremendo, il tempo ci prende per i fondelli, non lo sapete voi. E dice: ma prendiamo queste persone insulse, ci giochiamo bene, le rotoliamo, nel tempo passa, e dice: tanto io a me ci gioco bene, poi poc, no? A un certo punto arriva una pedata, perché il tempo dà le pedate, perché hai i piedi per dare le pedate, poc, via. È così, ma è così. Però si soffre quando il tempo gioca con queste persone insulse, con queste istituzioni, con questi, no, diciamo, ideologie, o bestia, che parola grossa, no? Ecco, no? Con questi, boh, e che cosa devo dire? Non lo so. Con questi pagliacci, ma non lo so. Con questi partiti, che partito? Partito, parte, parte di che cosa? Di una certa imbecillità, no? Ma il mondo è sempre stato coinvolto da una certa imbecillità di sistema e questi partitelli fanno parte di questa imbecillità totale. Allora ecco che sorgono i populisti, sorgono i vari Salvini, i vari Meloni, eccetera, eccetera, no? Tutto poi, per non parlare di altri, vabbè. Il tempo ci gioca e fa soffrire gli onesti, i giusti. E quelli pretendono, forse troppo, pretendono che tutto vada bene, che tutto vada per il meglio, ma non è così, no? Quindi sembra di assistere a una favola. Però voi pensate che questi qui, no, Meloni, Salvini, eccetera, eccetera, una certa politica, perché c'è tutto un giro, no, una marmaglia intorno a queste persone qua, no? E devono anche vivere, no? Come fanno? Voi pensate che queste persone capiscono, no? Cercheranno, no? Loro non hanno a dire: ma abbiamo fallito, il tempo ci ha dato una pelata nel sedere. Gli italiani non sono andati a votare, e perché non sono andati a votare? Questo è il problema, no? Se ci tenevano così tanto a Salvini e a Meloni, sarebbero andati, no? Un ragionamento che fila, no? Ecco.
E adesso che cosa succede? Succede che dobbiamo sempre stare attenti, che dobbiamo sempre lottare. Perché? Perché non basta dire do una pedata a una persona, la faccio rotolare, no, chissà dove, no. L'italiano è sempre fatto così, via uno arriva un altro, peggio, no? Via un populista e ne è arrivato un altro, perché gli italiani si fidano sempre dei populisti, di quello che promettono a Mario Monti, no? E questo è così, e quelli che accarezzano la pancia. Ma non credono nei grandi ideali, gli italiani, non credono. Non perché non si fidano, no, non sai neanche cosa sono, i grandi ideali, no. Via questi perché la pancia l'hanno un po', no, non l'hanno riempita, però hanno promesso, e allora, adesso vediamo, tutto così. Quindi, attenzione. Ed è quel momento in cui, io lo dico sempre, bisogna cercare di educare alla gente, anzitutto il vero concetto di democrazia, poi anche dei valori che non hanno dentro, e dentro sono fuori, come possono averli dentro? Questa carnalità, no? Di un popolo che si barcamena, che gioca a votare in un modo, votare in un altro, che butta questo, che butta giù, no? Quasi quasi divertendosi. E poi ciascuno va avanti ancora come prima. Così. E la Chiesa? È lì. Io vorrei tanto entrare nella testa magari di qualche papa, papa essendo polo neutrale in questo senso, no? Non è italiano, diciamo, no? Il Vaticano non fa parte dell'Italia, no? Ecco, però assiste. Mettiamo i vescovi, i nostri vescovi, no? Come? Ma niente, non si sbilanciano. Io mai capito da che parte sta il mio vescovo di Milano, non si capisce, neutro, immobile, indifferente, lui non fa differenze, perché la parola di indifferente vuol dire che non fa differenze, no? Niente, è lì. Che cosa Mario, chi lo sa? Niente, non si sbilanciano. Veramente di una passività totale, immobilità totale. Beh, io quando ho letto, no, che ha vinto la sinistra, o diciamo così sinistra, no, a Roma e a Torino, vabbè, non si può tacere tutto, no, tenere dentro tutto, no? Si esprime un certo sentimento. Il nostro vescovo, indifferente, passivo. Non si capisce. Nel Corso di Milano, indifferente, non si capisce. Totale castrazione interiore. Non si sa. In questi casi la psiche sparisce. Che cosa rimane? Non lo so. Beh, lo spirito non c'è, perché è chiaro. No, la Chiesa non sa che cosa è lo spirito. No. L'ha sempre combattuto, no, corpo, carnalità, e di fatti è rimasto più nel corpo adesso, no, fare questo, fare quello, tutto così. È una cosa impressionante, ma un prete se la deve cacciare per tutto, anche per la politica, anche per questo mondo, diciamo politico, no? Per gli italiani quando votano se la deve cacciare, anche quando magari ci sono le amministrazioni comunali, ma perché il prete tace quando sa benissimo che magari si mette in lista
un pirletta di uno e che vuole fare il sedentaccio, indifferente, passivo. Niente, no, voi vedete una persona castrata, spiritualmente castrata, emotivamente castrata. Sparisce lo spirito che è sempre già sparito da chissà quanto, no? Perché i preti non sanno che cos'è lo spirito, va bene. La psiche, il mondo delle emozioni, niente. Come si dà da fare, si fa questo, si fa male quello, no. Come se niente fosse. Io non sarei capace. Siamo tutti coinvolti, no? Corpo, psiche e lo spirito. Perché se non parte tutto dallo spirito, lì finisce tutto, no? E questo è il problema. La Chiesa cosa deve fare? È una domanda che mi pongo. Oggi questa chiesa fa spaventa, fa paura, fa paura, fa paura. È lì, assente in tutto. Lei continua a giocare con le cose, attività. Se voi vedete, andate sul sito della Diocesi di Milano, in cui scrive, in quella, riunioni, consigli, convegni. Tutto carnalità. Ma è una cosa veramente da far paura, non sta in piedi più, no? È tutto questo, è tutto così, c'è un mondo che va bene, cambia, non cambia, ma questo siamo sempre nel campo carnale, no? Se io sono di sinistra, sono di destra, siamo sempre nel campo carnale. Se una città adesso è stata affidata a uno di sinistra, e prima era di destra o del movimento, tutto carnale, cambia niente, cambia, va bene, una gestione, magari per il meglio, ma sempre dal punto di vista carnale. Ma è lo spirito. Ma la politica è spirito anzitutto, non è carnalità. Io non devo dare a un cittadino qualche cosa. Ma la politica aiuta il cittadino ad essere se stesso, uomo, persona. Persona intendo dire questo, no? Ma una politica che fa a meno dello spirito è una cosa spaventosa. E certo, se la Chiesa fa a meno dello spirito è un assurdo, è una bestialità. Diciamo, no? Ma questo per far capire, ma che anche la politica, che non può essere esente da una concezione spirituale, spirito, del bene comune. Io non posso dire i cittadini sono contenti perché adesso hanno il pane, hanno una casa, certo, un lavoro. Tutto importante, ma poi non sarebbero contenti lo stesso se non fossero veramente persone umane, cioè uomini, donne, dicevo, vabbè, cittadini in questo senso totale, spirito, anima, psiche, corpo. Noi siamo fatti così, indipendentemente dal fatto che siamo credenti o non credenti, cristiani o non cristiani, musulmani o non musulmani, cittadini francesi o cittadini italiani, cittadini europei o cittadini. Noi siamo spirito, anima e corpo, sempre, perché è il nostro essere. Ma una politica che dimenticasse lo spirito, pensasse alla psiche, pensasse soprattutto al corpo, è una politica veramente balorda, fallimentare, pericolosa. Certo che quando la politica è così, la Chiesa dovrebbe stimolare, e questa è la sua funzione, perché dovrebbe credere la Chiesa, intendo dire, non la religione, intendo dire chi, la fede. Ma noi crediamo nella realtà dello spirito e non nella realtà di un corpo, no? Che potrebbe salvarci. La carnalità non si salva con la carnalità, perché la carnalità è già qualcosa che viene consumata dalla stessa carnalità, è un circolo vizioso. Perché
Per me la funzione della Chiesa, della religione, è questa, stimolare, perché noi prendiamo coscienza di ciò che siamo, di ciò che siamo. Ma una struttura come è la religione, no? Pensate alle religioni, diciamo, monoteiste, no? Che hanno una struttura grossa, e c'è carnalità. Riflettiamo su queste cose.